Buonasera, buonasera a tutti, io mi presento, sono la dottoressa Bianco, sono un biologo nutrizionista e sono qui insieme a tutti voi per il nono festival della cipolla rossa di Calabria. Quali sono le proprietà della cipolla rossa? Che è un nostro prodotto molto importante, essendo che ha marchio IGP, identificazione geografica protetta, registrata agli elenchi europei il 28 di marzo del 2008, è importante perché è un alimento bio, un alimento nostro, un alimento che fa parte della dieta mediterranea. Noi sappiamo che la dieta mediterranea è nata a Nicotera ed è molto importante perché questo è un alimento presente in tutte le pietanze e arriva ad avere un indice MAI superiore a 15, quindi fa parte di quegli alimenti benefici per il nostro organismo. La cipolla rossa di Calabria è a forma ovoidale, che ricorda quasi un uovo, è circondata da tuniche concentriche, è di colore rosso per la presenza di antiossidanti e polifenoli, quali come le antocianine, la quercitina, ci aiutano a mantenere, a proteggerci dall'invecchiamento cellulare e ci aiutano a ridurre la presenza di radicali liberi quali i ROS. È costituita dal 92% d'acqua, dall'1% di proteine e da una piccola porzione di zuccheri insolubili che aiutano la nostra flora batterica intestinale a mantenerne un equilibrio. Inoltre è formata da molte vitamine e sali minerali come il magnesio, il potassio, la vitamina C e la vitamina B. È un alimento molto succulento, infatti consiglio spesso di consumarlo al crudo in quanto la polpa è molto dolce nelle pietanze. Una delle ricette fondamentali che io consiglio spesso ai miei pazienti è il baccalà al forno con la cipolla rossa di Calabria, dove appunto supera come pietanza un indice MAI superiore a 15, quindi è altamente benefico per il nostro organismo. La cipolla rossa di Calabria viene ovviamente coltivata, la raccolta viene effettuata tra marzo e settembre e ovviamente viene spesso consumata e consigliata anche per un'azione antibatterica, antisettica, antinfiammatoria e depurativa.